Allora, siamo con Francesca Villani, schiacciatrice bazooka di Savallese Millennium Brescia. Ormai il tuo soprannome si conosce così. Un tuo commento sulla vittoria di questa sera. Era una partita difficile perché loro comunque sono una squadra che ha dato modo di vedere che non vanno mai fino all'ultimo. Abbiamo visto il primo e secondo set soprattutto che ci hanno riportato tanti punti anche per disattenzione nostra. Siamo in un periodo molto stanco perché comunque abbiamo tante partite, ora si aspetta il gennaio molto difficile, siamo tanti a fare 3 punti, questo 3-0 ci serve anche soprattutto per il morale, per continuare la nostra striscia positiva. Senti, nei primi due set comunque Baronissi ha dimostrato di essere una squadra veramente tosta e ostica. Siete arrivati ai vantaggi, però avete mantenuto la giusta concentrazione per poter poi superarle. Poi, vabbè, terzo set hanno mollato. Secondo te cosa ha pesato di più? Nella sconfitta davanti di Baronissi, un calo di tipo tecnico, non so qual è Io stato penso che il loro punto di debolezza e quale invece di contro il vostro punto di forza. su quei punteggi penso che gioca molto una questione di nervi, nel senso chi è più bravo mantiene la calma e a giocare più sul fatto nervoso. Sicuramente loro ci hanno dato filo da torcere perché alla data hanno subito 20 muri e oggi hanno giocato molto sul nostro muro, sul fatto di prenderci in contatempo. Sul finale 7 siamo riusciti a essere un po' più ordinate e a pensare molto di più a come cercare di fermarle e poi siamo state molto ciniche per fortuna perché comunque siamo acquisendo una maturità di squadra e quindi diciamo che secondo me su quei punteggi ecco gioca molto questa nervosa. Un'ultimissima cosa veloce veloce su quello che sarà il futuro, soprattutto per guardando ai quarti di finale di Coppa Italia. Ci aspetta un gennaio di fuoco Eh sì, e tra l'altro con dicevo tanti. prima con Vittoria Prandi un gennaio di fuoco piemontese, Esatto, perché abbiamo tra fatto Cuneo e passare Chieri il mondo qui, ce l'avete tutte. esatto, però penso che se riusciamo a lavorare bene in palestra pesi con il carico di lavoro e riusciamo a gestire le nostre energie, sicuramente ci aspetta Chieri ai quarti, che comunque è una squadra che adesso vedere che è molto forte, molto ordinata, con due buoni attaccanti, e quindi è sicuramente tosto, ma penso che chiunque avremmo incontrato sarebbe stata una partita tosta, quindi come questo campionato è molto equilibrato, quindi adesso pensiamo partita per partita, adesso ci aspetta la Soverato, una trasferta lunga, loro sono una buona squadra, quindi pensiamo partita per partita e poi quando arriveranno i quarti ci Bene, penseremo. allora ti faccio i complimenti per questa Grazie. sera e un in bocca al lupo per il prosieguo e anche buon anno. Grazie. Grazie anche a voi.